Ben ritrovati sulla sezione del canale video di Donne sul Web interamente dedicata al mondo del calcio femminile. Abbiamo iniziato a parlare del campionato mondiale di Australia e Nuova Zelanda, abbiamo raccontato alcune cose che riguardano la storia di questo campionato del mondo che arriva in Australia e Nuova Zelanda alla sua nona edizione. Sarà la più grande di sempre. La crescita è stata costante e continua. Nella prima edizione il torneo era riservato a 12 squadre, così è stato anche nella seconda, nella terza e nella quarta edizione il campionato aumentato a 16 squadre, poi a 24 squadre nelle edizioni successive e adesso si arriva addirittura a 32. Un'edizione che è simile in tutto e per tutto per format a quella del campionato mondiale maschile. 32 squadre, quindi il format va da sé, è piuttosto semplice. Sono 4 squadre per ogni singolo girone, 8 gironi, passano le prime due di ogni singolo girone, non ci sono ripescaggi, non ci sono ex aequo, si fa il calcolo sulla base di quelli che sono gli scontri diretti e ovviamente la differenza reti. La prima passa come testa di serie del girone numero 1, la seconda come testa di serie del girone numero 2 e da lì si passa alla fase a eliminazione diretta e quindi partite ovviamente di sola andata sulla base dei 90 minuti con eventuali tempi supplementari in caso di parità e eventuali calci di rigore in caso di ulteriore parità dopo 120 minuti di gara. Il torneo, come detto, si svolge in due paesi, nell'altro continente, Australia e Nuova Zelanda. L'organizzazione è condivisa, tant'è vero che entrambe le rappresentative sono inserite all'interno dei vari gironi come teste di serie e soprattutto come paesi organizzatori. Sappiamo che questo vale un certo aiuto sotto l'aspetto della logistica, dei trasferimenti e anche dell'organizzazione dei paesi all'interno del quale si svolge il torneo. L'Italia è stata inserita in un girone piuttosto duro, tosto, però le ragazze di Milena Bertolini negli ultimi anni sono cresciute veramente tanto. La nostra avversaria principale sarà la Svezia e non sarà soltanto la Svezia. La Svezia ha una storia veramente molto molto importante, è la vice campionessa olimpica, sconfitta soltanto dagli Stati Uniti nella finale dello scorso anno. Ricordiamo che le Olimpiadi si sono svolte con un anno di ritardo per via della pandemia a Tokyo. Però non c'è dubbio che la voglia di far bene sia tanta, l'organizzazione è stata veramente intensa in un processo di crescita della Nazionale Azzurra che è stata costante e continua. Adesso è il momento di tornare al lavoro per la Nazionale Azzurra. Ci sono state le prime convocazioni, 24 giocatrici, le giocatrici di Juventus e Roma per il momento sono ancora ferme a riposo perché si stanno riprendendo dopo un campionato che è stato soprattutto per loro estenuante, visto che si è concluso con la finale di Coppa Italia, ma il 1° luglio ci sarà l'ultima amichevole in programma contro il Marocco a Ferrara e il 5 luglio ci sarà la partenza per Australia e Nuova Zelanda. Un lungo periodo di acclimatamento perché la nazionale sarà di base ad Auckland in Nuova Zelanda dove giocherà le sue prime partite. Poi se avremo la possibilità di festeggiare un'Italia che passerà al secondo turno e dunque alla fase a eliminazione diretta, potrebbe essere necessario il trasferimento in Australia, ma questo lo sapremo soltanto dopo, vedendo quanti punti ha rimediato la nazionale delle azzurre dopo le prime tre gare ufficiali, delle quali vi parleremo la prossima volta.